Questo programma è offerto da Macelleria Il Gusto delle Carni, Macelleria Gastronomia, Carni locali, nazionali d'estere, porchetta, angus uruguaiano, salumi di produzione propria, stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere, freschi o congelati. Grigliate cotte e verdure cotte da asporto, preparati per cilici freschi o congelati di produzione propria. Banchetti e servizi a domicilio. Da noi inoltre troverete enoteca, latticini, pane casareccio, frutta e verdura. Il gusto delle carni, la qualità dei prodotti è la nostra forza. Ci trovi in Contrada Savutano, via Mascagni 23, Lamezia Terme. Telefono 0968 43 90 32. Teca SRL, caldaia Daikin, ibrida 33 kW, valida per l'accesso al super bonus del 110%, 5.200 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec pure, 24 kW, 750 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 28 kW a 700 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 24 kW, 630 euro. Caldaia Sime, unica Revolution, 23 kW, perfetto per sostituire in canna fumaria comune, 1.220 euro. Caldaia Daikin, a condensazione, 33 kW, 1.245 euro. Teca SRL, ci trovi in via delle Terme 150, Lamezia Terme, San Biase, via Molino Irto 47, Laurignano di Pignano Cosenza, prossima apertura via Alfieri, Rende, vicino supermercato Conad. L'agenzia Meraglia Immobiliare e Meraglia Assicurazione operano nel settore immobiliare e assicurativo per soddisfare le esigenze della propria clientela. Meraglia Immobiliare offre una valutazione immobiliare gratuita, compravendita, locazioni, ricerca ed acquisizioni immobili, consulenza finanziaria, mutui, cessione del quinto, prestiti personali, leasing e tanto altro. Nel settore assicurativo offre RC Auto Moto Camion, professionali, infortuni, abitazione, noleggio lungo termine. Meraglia Assicurazioni, Meraglia Immobiliare, via Enrico Fermi 13, Lamezia Terme. Non ho saputo niente. Si vede la discesa. Vabbè, contavo. Si vede la discesa. Perché oggi ho un testo curto. Ah, un serio, va. Marco, se fosse io. Allora, buongiorno, chi è? Alberto. Sì. Stricati giù. Ecco. Vado bene? Sì. Messo. Siamo collegati con tutto il mondo. Salutiamo a tutti, tutti gli amici. Siamo con tutto il mondo siamo collegati. Buongiorno, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour vuol dire buongiorno. Sì, cazzo. Bonjour, bonjour vuol dire buongiorno. Bonjour. Ma ancora, ancora c'è sta cosa giccata, per carità di Dio, che mi ha fatto passare ieri, va, non dico niente, va. Stamanera era, hanno un barra di stamanera, io. Ma la gente mi dice, ma che cazzo è il Tonino? Potrei sapere l'affare mio, lui. Va bene, va. Allora, intanto oggi ne abbiamo 7. 7 agosto. Domenica è Ferragosto. Ma che comincia a fare un giugno domani? No, domani è 8, domenica, onde è Ferragosto? Pensavo che domani era Ferragosto. Fra una settimana. Fra una settimana. Vabbè. Ferragosto. Cioè, dove andate voi? Ecco, fai la persona seria. Dove andate a Ferragosto? Cosa stavate preparando? Cosa stavete preparando? Si sapesse, mulingianeggini, parmigiana. No, preparare di mangiare, di organizzazione per andare, no? No, se va con gli amici. Cioè per andare dove dobbiamo andare, da dove dobbiamo andare. Non lo so, Giovanni, che intenzioni tenga. Se Giovanni può andare a manicomio, ce l'accompagno io. No, andiamo. Sì, anche. Se tu sei un cristianone, perché uno, due e tre, tu andiamo in montagna. Che bellezza, Tony. Portiamo a mangiare. C'è un barbecue, sai che è un barbecue? No. Barbecue è una cosa di sta maniera che si ci mettono i carboni e legna, si fa il fuoco, si caccia, a griglia si
Sì, a Pielente. Pielente forte. E poi ci mette la carne. E si fa Pielente forte. E poi la grigliata. La grigliata. Ma deve essere Pielente. Se però non è Pielente... Certo, Pielente. E ci conti rughi. La prima acqua, acqua di arghi, da bella griglia. Se vogliamo organizzare, non ci diciamo niente a nessuno perché ne aiettano. Se no, non potremmo. E diamo anche una parte di chita, però montagna. Montagna, sì. Che bellezza. Un ruscelletto, non c'è acqua fresca. Solo che è un guaio, è un guaio. Perché? C'è un guaio, per e c'è un guaio. Uno dei tre non deve bere. Perché se tu vivi, io vivo, che ne guida. Al bene. Vivi tu, non ti preoccupare, che uno e due non bevevo, io non bevevo. Ah, e poi un bicchiere io. Un bicchiere muoveva, con un bicchiere non posso guidare. Per carità di Dio, dove capita? Stanno esagerando. Organizziamo, tu che prepari per esempio, no? Perché ne mi devi dare la spesa. Sì, Tony, io ti dico la verità, preparo una bella lasagna. Da cazzella. Che prepara? È scangiatissimo. Non è bella. Ma per carità, alla stagna tua e lui. La pasta asciutta, non te la mangi. Cioè, è mentire che il rigatone è chiatti. Fatti in forma allora. No, mi si dovevo fare, sta lavatrice. Allora quella è pasta piena. Ah, pasta piena. Che è pasta piena? Non ripiena, perché ripiena è andata così. C'è un timo uova, c'è un timo azze brazzoli, c'è un e c'è un timo lì. Alla tamarra, proprio calabrese. Salame, casareccia. Salame, casareccia. Bella, una bella, no, mozzarella, ci metto una bella morsa di provola. Bravissimo. Una bella formeggiata di... Una formeggiata, se ci mangio. Se ci manca la formigiata, lascia ci fottere. Io non ti mangio. Mamma mia, come si è bello tenere sciaverno. Vabbè, ma io c'è Giovanni che mi guarda. L'editore viene qui, la telecamera, e facciamo un pegno. No, attenzione. Intanto l'editore deve venire qui mangiare la parte sua. Certo. Poi c'è pure la telecamera. La telecamera, certo. E andiamo noi, le famiglie. Allora. E quanto siamo? Tu? Buongiorno, buongiornissimo Antonio, anche a te. Ci vuoi pasta cussù cassai. Quindi non so come ci vuole, capito? Forte. Buongiorno Antonio. Buongiorno Angela, buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti. No Giovanni De Grazi, Giovanni Cavaliere. Buongiorno a tutti. Qualcuno di voi ci dica dove ha intenzione di trascorrere il Ferragosto? Il Ferragosto. Il menù del Ferragosto non è a un menù, si sa che a Ferragosto si mangia dell'A alla Z. Allora, senza andare dall'A alla Z perché sono parecchie lettere. No, ma Per primo. Per andare subito al nocciolo, no? Per andare subito al nocciolo. Beh. Si sa che ci vuole roba, diciamo, casareccia, Tony. Bravissimo. Casareccia, c'è bisogno. Bello, può affittare. Allora. Pure te una bella salame. Ti chiedo scusa. Almeno stamattina è venuto con la casa. Ma non è fare, diciamo, allora, meno. La pasta piena, la dita alla proprio calabrese. La marrona, pesante, bella, eccetera. Poi, per secondo, diciamo. Per secondo. Guarda, cos'è? Pollo. Pollo, un pollo fatto, ma non pollo proprio, un pollo sano. Piare alette, coscette, che c'è? Quello. Quello che abbiamo usato, che non è. Quello dopo è un amore. È fatto bello arrossecato, bello birro. E poi? No. Un culeccio. E un culeccio, mamma osteva per sempre un culeccio. Un culo, da galera. Che bello, sapete? No, perché no? Poi gli dico alle persone, no? Buttano i piedi, che cazzo? I piedi dopo pollo, sì, uietto, perché hanno iniettato? Fatto, è che ci avevo faticato, diciamo, ma i piedi dei polli, un amore, Tony. Mamma mia, Tony, noi. Come li prepari tu? Diciamo, mettere per me i polli, poi scorcia. Caccia tutto. Come che la pelle. Ma proprio una. La pelle la caccia, non che te su, guardano, praticamente se gli animali. Fammi venire, sì, cazzo! Quando parlo, poi, deve essere un dialogo. Ma poi mi fai dimenticare. Io mi dimentico. Prendi un po' di fosforo. Che buono.
dico un pulizza cosa? Stavo dicendo che se gli animalisti per caso passano dalla casa tua, ti impiccano. Perché? E che cazzo, intanto ammazzi i polli in maniera tutto tipo, poi ci i piedi. O pollo si sa come si ammazza. Uno può tenere i piedi, un altro però non ci deve tagliare tutta la testa. Lo deve tagliare, insomma, per un po' esce di sangue. Per l'anima dei morti. Ormai che non ha cazzo c'è i polli da ammazza, cioè ormai tutte. Stavo dicendo, perché i piedi vanno scorciati? Perché i piedi, i gallini, i polli, i corvi, vanno tutti in giacca da retenzia, che hanno una cacca, cose. Io là perché fa, mi c'è la pelle, il botto. Bisogna togliere. E poi, fatto con il sugo, ma non il sugo rosso. No, con la G, vi raccomando, se no è sbagliato. Con il sugo. Sugo leggero, un sugo, diciamo, deve essere bianco. Quasi liquido. Quasi liquido. Sì, è musicocci. È musicocci. Amalgamando. Ma l'amalgamando. è musicocci, bello bene dopo te lo dice. Che il sugo. Vabbè, se la stessa documenti brutto. Casetone, per carità di Dio. Ma dico, voglio dire. Così, per. Abbiamo già scoperto come ammazzo il gallo, no? No, insomma, io una volta ammazzi in brutto, insomma. E come ammazzi? È un maiale come ammazzo. È un maiale, poveraggio. No, ma un maiale lo sai come ammazzo, non è giusto una volta. L'ho visto. No, una volta poi la acciappavano, ci mettevano per la corda di musso, un grilava, no? E lo teravano, poi bella canzone. Com'è la canzone? Meglio. Appena so. Per mezzogiorno finale. Mi preoccupa, per mezzogiorno, un po' di pazienza, che cazzo? Perché questo mi cevave, faccio un cagno mai fatto. Ma perché cantare questa cazzo di canzone? Come ammazzo un porco? No, ma ammazzano diverso da me. Come ammazzano? La uccidevano, come dicevo, come stavi dicendo, che era un pientino con papà. Ma come mamma, con papparello? Con papparello, la barella è lei. Non è no, a barella che chiamava. Ma va ancora. E come chiamava? Ma che cazzo? E come chiamava? Ma lascia, quale barella? E come chiamava? Ma lascia. Ah, voi cosa usavamo per tutto? Albero. A Barella chiamavo. Sì, vabbè, a Barella, c'è il legno. Il legno, a Barella, poi c'erano gli infermieri. Ma invece no, che succede, Tony? Quando vanno dove sono i porci che allevano, che cosa fanno? Vanno per un bello cortile tanto. Mamma mia. Uno sciabolo. Un sciabolo. I sciaboli sono pericolosi. Sanno quelle. Poi c'è una ciappare, e va vicino e pam, ciazzo. Ma che cazzo dici? Ma va caga! Oh, mamma mia, È un'arte! È un'arte, però! È un decato va a mezzo di porci e ci mi la curcellata, è non maiale! Non maiale! Lo predispone! Lo predispone! E può quello curcello essere preciso! Preciso, un pigliano preciso, ci mettono un coso per il sangue, sì. Perché poi si fa il sanguinaccio, eccetera, perché... Beh, il singere! Il singere! Per il singere! Vi saluto, arrivederci, statevi bene. Sai che devo sentire? No. Che cosa regolo? Ma come piace a me. Che cosa? Albino ha praticamente detto in italiano un termine che noi utilizziamo in dialetto, usangiare, diciamo noi, che è il sanguinaccio praticamente. Sanguinaccio in italiano. Io lo chiamo di sangiere. Voglio dire in dialetto sangiare, il sangiere penso che è italiano, invece no, in italiano si dice sanguinaccio. È bello, eh? Allora. Comunque intanto, una volta era tutto diversa la cosa, ma che buonone. Francesco mi domanda, buongiorno, Malbino, ma non sei in ferie? Sì, Francesco, sono in ferie, ma dato che oggi è l'ultimo giorno che vanno anche loro in ferie, sono venuto a salutare da tutti gli amici che ci vedete. E ci vediamo. Poi c'è Felice, l'onnipresente Felice Ventura. Buongiorno, oggi ottime immagini rispetto a quelle di ieri, perché con Felice ne ha pubblicato ieri che c'era Giovanni che di questa maniera che parlava con Mareno, non potevo venire con ci tutti e due, durante l'intervista dell'editore. Comunque buon weekendolo. E come si dice buon weekend? Weekendolo. Weekendolo. Sai che devi qui? No. Devi quendolo. No. E diciamo, vanno in ferie, sabato e domenica. Hanno un weekend. È un weekendolo chiesto. Come si dice? Buona weekend, come si dice? Buono weekend. Ma scusa. Weekend. Guarda come ti viene facile chiesto. Buon fine settimana. Sì, buon fine settimana. Vabbè, basta. Ma che dicono buon weekend? Buon
convocante. Convocante, contenente che cazzo fare. Poi questa mania di ricorrere a... alle cose, invece è pace. Buona settimana. Ecco. A tutti. Questa. Buona settimana. Ecco, già ti ha preso dentro. Ecco. Buona fine settimana. No, buona fine, mamma mia, fine di Maria morte. Ambro, la seggiuta, le va. E come si dice tu? Oh cazzo, non dico io. Ah, buon fine settimana. Culo, torta di tacchino. Cazzo. Ma io mi mangerei la torta di tacchino. Ma come a torta di tacchino, non ci può fare un dolce, o cosa, la panna, come chiama la crema. Se è torta. No, perché utilizzano anche la pasta sfoglia, però è una cosa ripiena, ecco perché hanno chiamata torta di tacchino. Tu ti dici subito il capo, vuoi la panna, vuoi la crema, vuoi... O tacchino è bello, te. Ti piace il tacchino a te? No, ma che è il tacchino? Ma mamma che il tacchino è un po' di cuoio. Ma che è uno stronzo? È una specie di stronzo. Una volta, io voglio dire questa cosa, perché forse non fosse bello, però dato che io con la mia disabilità, disabilità, E che cazzo è? Io avrei capito, parola d'onore, sarà perché io non sento più, avrei capito visibilità. Un bel giro ha detto con la mia disabilità, che si riferisce a una disabilità. Una volta, lo dico. E dire? Lo dico, perché non è che mi fai vergogna, è giusto che... Ma se sa... È una cosa scostumata, no? Non è una cosa scostumata, è una cosa personale, una vera di dire. Adesso perché vuoi dire? Lo dico, donna, che dire. Lo dico... Se è qualcosa di delicato... Non che può suscitare, voglio dire, può suscitare, voglio dire, nelle no, persone... No, meglio no. È meglio no. Meglio no. Ed è la verità, quello che volevo dire è la verità. E allora se è la verità, mi voglio rovinare. Vai. Però preparatevi, Albe, no, vai con lì. Dato vai. Che Tonino ha mentomato lo struzzo. Che te? Ha mentomato lo struzzo. Ha mentomato. Lo struzzo, sai che è? No. Che lo struzzoato con le gambe lunghe, ine. Chi? E chi è? L'animale? Struzzo. È un animale. Chi ti aggradisce pure, sai, struzzo? Ma sai qual è che è lo struzzo? No, ecco, lo conosco. Sono andato parecchi anni fa, parecchi, quasi 20. Insomma, era 50. 94 anni fa. Era cinquantenne, via. 24 e mezzo. Ma paricone dici l'ora e il minuto, ma sono andato a Rende, provincia di Cosenza. Rende. Paese a Rende, lo sai Rende? No. A Cosenza, Rende. Rende. C'era la una cosa da animale, o pavone. O pavone, credo che si allarga l'ale a ventaglione. Ventaglione! È bellissimo però, il pavone è bellissimo. È famoso. Poi c'erano i cigni. C'erano questi struzzi che mi hanno tomato tone, c'erano tanti animali. Ma chi era lo zoo? Lo zoo. E chi cazzo? Non mi è venuto a mente di dire zoo. C'era un zoo, no? Se ma voglio dire. È troppo cruenta la cosa. Ma c'è sangue in giro. No, quale sangue? C'è una cosa che ti fa ridere. C'è qualche rapporto? No, è una cosa di ridere. E allora conta, no? Però guarda i bambini come sono intelligenti, no? No? Vai, dai. No, non lo dico. Mi ha contato che aiuta a rende, che ha visto il pavone con la coda a rota. No, però ho detto di cancellare la parola. La parola. Quindi c'è una parola. La penale te la dico nell'orecchio. Va bene. Ma non lo dire però. Assolutamente, ma figurati. Insomma, siamo stati io, mia moglie e Valentina che era piccolina, perché ha detto 2 anni e mezzo aveva. Abbiamo guardato tutto il zoo, tutti gli animali, bellissimi. E mia figlia vede sto struzzo,
le gambe lunghe, no? Le gambe là. È pazzesco. No, no, si può dire, è vero. Ma ti riferisci al sesso? No, non è capisciuto. Ah, è vero, a ridere. Hai capito, ma no? Ah, lo sai che è, vedete qua. Praticamente l'innocenza dei bambini no? Che sono innocenti, disincantati, no? Quindi quando ha visto lo struzzo, praticamente, no? Magari, dato che poi si mettono pure in una posizione. Proprio di gambe lunghe. E lui praticamente ha detto, guardando, il mamma somiglia a papà, ma. Che cazzo fa? Oh, mamma della mia! Fa ridere, fa sorridere perché la bambina è rimasta. No, ha capito? Almeno non c'è niente di. Non c'è niente da vedere. Che cazzo! Ci assomiglia davvero, va. Beh, è bella, yeah. Che è successo qua? Dove? Come te lo vogliamo? Che regista che abbiamo stamattina, che onore. Allora, vedi Albino. Hai capito? Albi, ma io mi serrerei. Ma sai che mi è capitato? Che mi è capitato io? E io danno paneggio, ma non lo posso dire. Il nonno, che vedi? Paneggio. Anzi, su tu, dove ci arrivo, no? Io stavo aspettando là. Buongiorno. Davide Pane. E date in mente tua, no, date in mente tua che è. Che mi piacere tua, poi si intosta, non sapete che volete hai, date in mente quattro. Ma come mi pare, ma tutta mia mi capita, hai capito che c'è io? Date in mente tua, poi si intosta, date in mente quattro. Date in mente quattro, è intosta. Il cornuto maledetto, capita, certo. E l'ammazzato, io queste cose, allora Robino, allora. Cosa facciamo? Dobbiamo andare. No, credeva, oggi è sabato, se oggi è sabato. Ma vedi come la stiamo piando? Oggi abbiamo a Carlo Dossi. Lo avevo detto, Carlo Dossi. Non l'avevo detto. Usacchi dell'Udosso. Dosso. Da pietà patente. Dosso. Udosso è quando tu vedi una cosa, da c'è il dosso. Qua c'è scritto Dossi. Sì. Io ti ho detto Dossi. Vabbè, cancella. Udosso, lo sai che cos'è? In effetti. Prima ne hai detto, c'è qualche. Una parte che c'è con una cosa, con una vallata, così che dico c'è. Io le caso a te di sta maniera che è pericoloso. Capito, se voi cercate un titolo, che furbo, è furbo che manchi i cani. Picchieri. Oggi mi deve ringraziare, che almeno ti faccio rilassare. Che ti vuole dire? Ma domani ci va a male, sai? Guarda, ti dico la verità, vorrei dire domani. Insomma, è passata una settimana, no? Non c'è il domani un minuto. Mi ha sdonato, devo andare a mare, abbiamo bisogno di ottimo, abbiamo bisogno di iodio. È stata una settimana di fuoco, il fuoco del tempo, il fuoco personale che io tiro a destra, a sinistra, manca a chi sta qui. Una cosa incredibile, come faccio a 79 anni, noi abbiamo bisogno di riposo ormai. Non stiamo tutti qui e te. Ma non è vero, perché. Però è bello muoversi, perché la vita si deve. Qui come uno va in pensione, ci alza certa amica mia. Non mi aiuto in pensione. Però ti raccomando, non ti assettare al divano, con una gamba qua e una gamba là. Devi muovere, ti fai, che la vita si deve muovere. Certo, vabbè, ma tu te. Ti riposi quando uno si deve riposare, non è al lavoro. Se devi provvedere alle esigenze familiari. Ci sono esigenze, non c'è niente da fare. Fine che campiamo, ci sono esigenze e familiari. Maria, la signora Angela, la salutiamo, sempre presente. Maria, lei legge le cose. Buongiorno a tutti. La conferenza stampa,
noi ti ringraziamo per la parola conferenza stampa, più che una conferenza è una rassegnuccia, e un saluto particolare a zio Albino, grazie. Sandro Gigliotti. Grazie. A Sandro non ti conosci, però io lo conosco, come ti conosco tante Sandri, cose. Sì. Ah, ho visto tanti Sandri che però se lo vedi in persona lo conosco solo. Ah, grazie, grazie. No, tanto, non è che uno solo, uno è il nostro scalese. Non conosce il nostro scalese, lo conosce. Bene. È un grande amico mio d'infanzia, come è stato. Domenico dopo è venuto. Ti chiedo scusa. Ma domani a mare ci va. Ho detto che forse domani vado. Forse domani vado. Ieri ho mandato un messaggio, un saluto a voi. Saluti. E vediamo l'aiuto. Quello è sangue della mia farina, come si dice? È sangue della mia farina. Ha capito? C'è Giovanni che veramente non ci capisce niente. Quello che ha scritto ieri è il sangue della sua farina. È il sacco della mia farina. È il? Il sacco. È il sacco della sua farina. L'aiuto già arrivato. Hai capito? La vita sua è alla storta. Hai capito? Non è che è farina del suo sacco. È il sacco della sua farina. Mi capito? Tutte le storte. Non è pace, vedo. Io mi sono dimenticato stamattina, mi sono all'entrata, quando rientriamo di nuovo le porte, la licenza elementare e la licenza media. E che cazzo? Li facciamo vedere. Sono dei documenti storici. C'è la licenza da quinta, che tanto quant'anni tene, è sconosciuta. Davvero? Ha fatto gialla. Era azzurra. Ma si vede nei numeri, questo è importante. Si vede. Così leggeremo. Voglio dire il comportamento, diciamo, sotto il profilo dello studio del nostro Albino. Sì, che è bellissimo, si vede. Ma che facciamo vedere è bello. Va bene. Allora, parlavamo di Carlo Rossi ed ecco. È un bello forismo stamattina. È bello davvero. Due parole. Due parole. È un solo parole. Vai. Vado. Il genio è una veri. Vedi qua. Mi sono bloccato, Tony. Due parole. Ma mi sono bloccato. Sai che ha fatto? Due parole. Tanto vedi che cazzo di cazzo ne viene. Allora, il genio è una varietà. Varietà. Il genio è una varietà della pazzia. Allora? E che vuol dire? Oh mamma mia, vabbè, tu dici. La varietà, che è la varietà? E io lo saggio che è la varietà, autore, non è che dice la verità. La verità, eccolo qua, che se c'è? Varietà. Il genio è fatto di tante cose, tra le quali c'è la pazzia. C'è la pazzia. È una varietà della pazzia. Della pazzia, insomma, di tutti. Ma in effetti, quando abbiamo visto alcuni geni, quanto volte abbiamo detto, mamma, te l'acci lo pazzo. Lo pazzo, sì. E tu guardi in taccia ad Einstein, Einstein. No, brutto. No, insomma, ti facciamo davvero la paura. No, che cazzo dici? E come lo è? Secondo me tu lo conosci. Tanto brutto non è, è simpatico, anzi, come faccio. Ti ha detto, suggeriscono, scongiuro. Che vuol dire? Hai capito? Che era alto. Era basso. Ah, avete capito? Avete capito? I capelli hanno. Davvero, però stiamo parlando di. Davvero un genio, davvero. Un genio, veramente un genio. Della pazzia. Un genio della pazzia. Della relatività. Della relatività, che vuol dire? Relatività. Non ti parliamo più. Non ti suggerisco più nulla. Non mi suggerire niente. Va bene. Padre Giuseppe. Mannaggia, ma guarda, arrivando Ferragò, ma è più che in ferie. Lo stiamo trascurando a Padre Giuseppe, no?
sentieri qualche mattina. La colpa è da sua. La colpa è davvero. La colpa è di gola. L'editore quando non ha voglia. Quando non ha gola. La voglia che rischia, come un ciuccio. La voglia che rischia, un po' acqua, un ciuccio, la voglia che rischia. Quella, niente, non vuole sapere nulla. Vabbè, lo salutiamo, il nostro, ti vogliamo bene, il nostro padre Giuseppe, il nostro vescovo. Veramente, ci diamo gli auguri di Ferragosto, pur anticipata. A lui e alla bella famiglia. E a vogliamo, tutti i nostri sacerdoti. È stato il compleanno anche di uno dei fratelli in questi giorni. Non è il suo figlio. A volte il suo fratello, quando fa un compleanno, cosa, lo scrive su Facebook. Infatti è stato il suo compleanno due o tre giorni fa, una cosa del genere. Mai che me l'ha ricordato. Voglio dare gli auguri con ritardo. Stamattina domenica me l'ha detto a Bernadette. La nostra lista di Globo TV Calabria 1, diciamo. Beh, è sempre una persona toga, veramente. Ha collaborato con la nostra. Auguri, Bernadette, auguri, auguri, e salutami tu che bellissimo fidanzato. E da tua mamma e papà. E la tua sorella. C'è una bella sorella. C'è anche un cagnolino, quella cosa, niente. Vabbè, auguri, ma che è il compleanno? Auguri. Ed è il compleanno di Bernadette, che come sapete. Ha fatto gli anni, ma non si dicono, gli anni non si dicono. Nostra collaboratrice, è stata qua con noi, eccetera. Brava ragazza. Esce da questa scuola. Da questa scuola. Buona, male, non lo sappiamo, però. No, vabbè. Hai posto nel largo sentenza. Però ricordati questo. Quando uno. Torino, quasi cosa ti dico, no? Sandro, scusa, perché mi ha risposto in quella battuta che ho. Sandro, Tony, mi conosci, sono il ragazzo di Piazza Rotonda, il negozio di materiale elettrico. Piazza Rotonda, sì. Sandro, scusa. Sandro, io con i nomi, i cognomi, cosa non ho dimesticato. Piazza Rotonda, Sandro, dove sei? Non riesco a mettere assieme. A focalizzare i nomi con. Ma basta detto, c'è una cosa a Piazza Rotonda, si sa dov'è. Tu vai a Piazza Rotonda. E quando c'è la Piazza Rotonda va a sinistra. Che c'è la banca di fronte. Non ci scappa niente. Ma perché è quadrata? Alessandro, il nostro amico. Perché è quadrata e le chiamano Piazza Rotonda? No, davvero. Non è che è quadrata in che senso? Non è rotonda, hai ragione. Vabbè, ci hanno messo Piazza Rotonda. Perché non lo so, perché questo non lo so. No, che stai scherzando che è rotonda davvero. Vabbè. Allora abbiamo dato gli auguri di Ferragosto. Salutiamo anche i nostri sacerdoti. Ho dato già gli auguri. Almeno la maggior parte siamo amici. Amici, sì. Salutiamo Enzo Mastroianni, che Enzo è un nostro amico. Nostro... A proposito, salutiamo pure Guglielmo, che non sentiamo da un secolo. Guglielmo. Sta perduto, è stato a Roma ormai. E voglio salutare anche il cugino. Il figlio di Enzo. Ma sai che è tornato qua in ferie, no? Sei qualcosa. Guarda, io non lo sto vedendo. Sei qualcosa? No, non lo so. È impegnato. Guglielmo è impegnato troppo, ormai è andata... Cose, senti, ma io volevo fare una domanda, Guglielmo, perché ho letto da qualche parte che la Panicucci è in bilico. È in bilico, sì, vabbè, ma no. Adesso è in bilico, ho letto che c'è e non c'è, pare che stanno cambiando mezzo mondo, palinsesto, cose, presenze. Va bene, va. Allora, andiamo ai santi di stamattina. Questo è il santo che leggo per questa settimana, è l'ultimo giorno, per questa settimana. È giusto quello che devo dire, Torino. E vado a leggere. Santissimo Sisto. Santi. Santi Sisto II. Bravo. E Chiesa Cattolica. E Carabinieri. Puoi dire Carabinieri, ma però io dico e Chiesa Cattolica, va bene. Poi, e quando dici che stop. Poi Sant'Alberto, che bellezza, Sant'Alberto, patrono di Trapani. Tony, dove si trova Trapani? No? Non lo so davvero. Tu lo sai, non lo sai perché è difficile. Trapani, no. Io ti dico dove si trova Trapani, tu non ci credi. Aspetta, dammi pensare, Trapani. È un paese che fa un freddo da morire. A Trapani.
fa un freddo a Trapani da morire, praticamente siamo quasi a ridosso dell'Africa. Bravo. E fanno riso da morire. No, l'Africa, c'è l'Africa calda. Sto dicendo io che quasi a ridosso, di fronte, uno era per la finestra e vedi le beduine là e tu sempre. Tu si trova a Trapani, almeno. Aspetta, andiamo a Trapani, dice come va. Ah, tu ti riferisci un freddo che c'ha Trentino, cose eccetera. Da fa freddo davvero. Trapani, sto Trapani, no? Se non mi sbaglio. Aveva una squadra, pure Trapani. Abbiamo giocato qui davvero. Trapani con la meta. È stata una cosa molto lunga, una trasferta. Perché succede? Troppo lunga. Fa troppo a Trapani. No, aspetta che. Che dalla parte dai pensa che davvero dice Marbeno sta dando i numeri, gli dico i numeri, però che Trapani si trova in Sicilia. Che le dà a dire? Che io, lo so, ma Maria mia ci sono stato a Trapani. Che le dà a dire? Ci sono andato io per Davigolo. Che le dà a dire? A Messina. Chi te l'ha suggerito? Te lo giuro, Tony, non me l'ha suggerito nessuno. Guarda mentre lui c'è. Non mi guardare che la maniera però che mi spaventa. No, Massimo, no, ma io sono. Ma io corretto come penso che dirà, dice, ma che se c'è tutto vero? No. Io non sono esperto, però c'è tutto un giudice essere nemmeno. È giusto. Vabbè, quindi abbiamo scoperto che Trapani è in Sicilia. Ecco, questo. Io, questo sì. Mi sfuggiva, io non sapevo nemmeno che Trapani era in Sicilia. Davvero? Mo stai veramente. È una mia, io muoio. Poi c'è pure un altro paese. Un santo, vai. C'è un santo che si trova in un paese che davvero lo saccio dove è. Questo non lo so davvero. Santo Donato, patrono di Arezzo. E che cazzo? Arezzo dove si trova? Mi stai domandando tu a me. No, io no, domandami a me, dice, lui si trova, lui si trova. Arezzo, andiamo ad Arezzo. Andiamo ad Arezzo. In Umbria. No, volevo. Beh, io. In Toscana. Dove trovo davvero Arezzo? In Toscana c'è un menatore. Davvero? Perché. Ma io lo saccio. Come si chiama un abitante di Arezzo? Arezzono. O Arezzino. Arezzino. Io mi immaginavo che mi invitava su sciuolo. Come si chiama un abitante di Arezzo? Arezzone, come cagna chiamano? Che ne saccio come chiamano lì? Non hai mai sentito dire. Aretino, come si chiamano, Aretino, che vanno... Ma va, ma venne un pazzo, A Rotino. Quelle a Rotino. Hai visto come cammino certe volte che venivano? È arrivato l'Arrotino. Arrotino, contatevi i cosi, mi chiamo. E tutte che si affacciano alla finestra. Come era? Erano troppo belle queste cose. Perché sono scomparite, non lo so. Sono scomparite. E la cultura, è andata avanti la cultura. Avesse che si mangia quella cultura. Cada uno disse che quella cultura non si mangia. Quella cultura si hanno ricche, no cosa si mangia. Ed è vero, Tony. Questa è la cultura, Tony. Perché una volta, io mi ricordo, no? Mo c'è la cosa che vanno a mangiare, Tony. Tu lo sai, tu c'ha l'età mia, quasi, no? Quasi. C'ho decine mesi. Simo, praticamente abbiamo la stessa età. Il 10 mesi sta facendo uno squieto. Di qui, Tony. Comunque si giurranno i miei, ti porto rispetto, eh. Sì, io ti ringrazio. Io porto anche rispetto ai piccoli di me. Ho sempre rispettato le persone più piccole di me. Stavo dicendo, no, ma scusa, che stavi dicendo, che stavi dicendo, per favore? Non lo so che sta parlando. Ah, sì, dico io, mo c'è la cosa che se va a mangiare, una persona va a mangiare, non camate cose. Una volta, tu ti ricordi, penso di sì, c'era la chiesa della cattedrale. Era pieno di vecchietti che cercavano la limosina ed erano quello che si accarico. Quando venivano a Santo Teodoro, che va tiene la porta, e vedevamo che il vecchierello, quello che ne spagnavano,
che poi i genitori, no, per facere i bravi, no, che ti dicevano, vai, ci credevo, un facete di cattive com'è, e non c'ho sacco di mente, no. Ah, c'è una cerca, c'è una cerca. Va bene. Mo c'è da a sala, a casa, come chiama ella. A carica. Dove vanno a mangiare? A Caritas. Ma dico, c'è Giovanni che è vestito stasera. P-Pharma, cura, natura, benessere. P-Pharma, il centro farmaceutico più grande nella tua città, con ampia scelta di prodotti, con aree interamente dedicate alla puericoltura, alla nutrizione, alla medicina olistica e un'area dedicata a prodotti erboristici. P-Pharma, farmaci e parafarmaci ad uso umano e veterinario. P-Pharma, ampio laboratorio per le preparazioni galeniche. P-Pharma, centro destinato a tutti i tipi di trattamenti estetici. P-Pharma, lo puoi trovare in via del Progresso 103 alla Mezza Terme, ad orario continuato da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20.30. Ombrelloni Teloni Cosentino, Diana Dattilo, dal 1938. Arredo mare, arredo giardino, tende moschiere, teloni per camion, coperture su misura, gazebo, tende da sole, The Horse e pergole. Ci trovi in via Formidi 13, salita via dei Mille, terzo incrocio a sinistra. Telefono 0968 44 16 75 oppure 333 92 15 650. Guglielmo Store, la Mezza Terme. Da noi puoi trovare caffè in capsule e cialde, caffè in grani, caramelle, liquori, vendita di macchine da caffè e incomodato d'uso gratuito. Inoltre gadget Guglielmo e confezioni regalo per tutte le tue occasioni. Guglielmo Store, la Mezza Terme. Ci trovi in pieno centro, su Corso Nomistrano, di fronte alla Madonnina, in uno spazio accogliente dove puoi immergerti nel gusto del caffè che fa centro. Basta pubblicità, no? Sì, do parole, dicete, io tanto non è sabato. Ce n'è. Allora io vi ricordo che fino al 28 agosto la boutique delle carni in via Oberdan di Luigi Russo sabato pomeriggio rimane chiusa. Quindi ricordate, la boutique delle carni in via Oberdan. A proposito, tanti saluti Luigi. Grazie. Che stamattina ci siamo visti presto. Comunque io gli faccio gli auguri di buon Ferragosto. Luigi, ti raccomando, non lasciare però il tuo cagnolone. Porta dove vai, te lo porti. Perché non si devono lasciare gli animali. Perché è peccato. Se un giorno così, una giornata, vabbè, ma 3-4 giorni. È un lulassa, non lo lascia. Bene, che quelle che già sono meglio. Ti stanno a sentire? Se tu ci dici stacca e lui stacca. Vai con l'iscio. E vado subito alla pubblicità. Ristorante La Giurranda, sopra Platania. Salutiamo, gli diamo gli auguri del buon Ferragosto, agli amici, ad Agostino e a Maurizio e tutto lo Stato. Ma arrivato a Ferragosto. Ferragosto è ancora una... Ma... Per carità di Dio, che io ho visto. Torniamo dopo Ferragosto, che è più bello, c'è più meno confusione. Mo c'è la confusione. Vabbè, Poi bar pasticceria Momo, via del Progresso, alla Mezza Terme, e gli do gli auguri di buon Ferragosto a tutto lo Stato. Si deve dire questo però, perché qua non ci siamo. Sei perfetto. Perfetto. Poi Cantini Pugliese, via Roberto Guiscardo, della nostra amica Giovanna. Auguri signora Giovanna di buon Ferragosto a lei, a suo marito e ai suoi figli. Divertitevi. Da quando in qua lei è Giovanna? Ma io alla signora Giovanna non ci parlo proprio tu. Non sono capace. È un uomo d'altri tempi, Giovanna. Perché? Ma pare che... Giova, che come stai? Sembra che è una cosa troppo. Pure mia moglie ci parlava con lui dopo. Poi Giovanna ci ha detto no. Signora Enza, quello to. Quello to. E poi vi ricordo, un nuovo punto vendita, Viale Primo Maggio, vicino Mercato Nuovo. Come dici Mercato Nuovo? Mercato Coperto Nuovo. Sai perché? Perché c'è... Sì. Ancora nella
voglio dire, nella testolina della Medina, c'è Piazza Mercato Vecchio. Invece sì, è nuovo perché l'hanno aggiustato. Usiamo Piazza Mercato Vecchio, potessero pure cambiare questa cazzo di denominazione. Una volta c'era il mercato e aveva senso. Potrebbero chiamarla diversamente. Che bellezza. E salutiamo i suoi figli. Gli diamo i buoni Ferragosto, poi Pizzeria La Rustica, Corso Mestrano, di fronte alla cattedrale. Armando, auguri, auguri di buon Ferragosto a te e alla bella tua famiglia, va bene? Meglio faticano sempre. E ti dice, mo guadagnare con le cose. Vabbè, ma credo. Ma ci vuole un paio di giorni, Armando, dice a Totò, che non si campa solo di pane. Di pane. Non si vive di solo pane. No, perché se ci mancherebbe, l'attività non si può chiudere, è giusto che non si può chiudere, però un paio di giorni ti vai, ti ricredi. Ferragosto e la Mezia ci sarà il deserto. Il deserto, questo è sicuro, il deserto. Poi, dove siamo? Dove siamo arrivati? Siamo arrivati alla Rustica. Alla Rustica. E poi, Guglielmo Stor. Pietrardetto. No, io non ripeto una cosa, dico una cosa, non lo so, vai in ferie adesso e io pare che ho sentito la mia macchinetta che mi ha dato un segnale. Sì, no, perché la devo chiamare, mi ha dato un segnale e non mi posso fare un caffè, ma l'hai raggiunta ad Espresso. A riserva. Che succede? È a riserva, Tony, perché mi ha fatto una rubare il caffè, dopo mi si blocca. Quando ha tic, davvero. Allora Claudia, ti saluto, ti do gli auguri di buon Ferragosto e ti raccomando, porta il caffè più presto che possibile. Qua, Globo Calabria TV 1, ti raccomando che non c'è niente, Eppure è a me, no, ma io non mi voce chiamo io, perché ancora c'è il caffè mio. E facile la macchinetta, tu almeno mi piace. Ma ti metti tu? La madre mia, tu qua, almeno. Ma ragione Albino allora. Ho capito, va. La prossima settimana che rientriamo, cammino con l'orologio. Mi metto un orologio Albino, con Albino, vai. Prego, editore. Oggi Giovanni, dai grazie. Oggi, visto che ma è suo. Buongiorno Tonino, buongiorno Albino, buongiorno a tutti, tanti auguri a Bernadette, ieri ha compiuto gli anni, anche da parte mia. Allora, caro Tonino, prima di iniziare con noi, mi è arrivata una fotografia dei vandali, che non vengono meno mai i vandali da tutte le parti. Qualcuno si è preso, come dici tu, lo spinno di rompere una panchina in corso Giovanni Nicotera. Praticamente quella di fronte a Dolciamare è stata vandalizzata, ci ha mandato la segnalazione Tiziano, la stiamo vedendo la panchina, e Tonè, ancora esistono queste cose. Lascio a te il giudizio su questo. Cari amici della sezione lavori del comune di Lamezia Terme, già che quella panchina è stata vandalizzata e rotta praticamente, quasi inagibile, guardate la foto, se non inagibile del tutto, siete pregati di ripristinare quel danno. Purtroppo contro la giudia non sono riusciti a cavare un vaccino, così come il Covid, per la giudia pare che non c'è medicina. E quindi con chi ne la pigliamo? Questo pezzo di merda cosa ha voluto dimostrare? Voglio dire, così sui social, così mostra questa sua impresa. Chi può dimostrare? Stronzi che non siete altri. Sta venendo sopra. Attenzione, ci sono dei ragazzi meravigliosi. Io ho la possibilità, ho la fortuna di parlare con tanti di loro, ma ci sono alcuni che su. Praticamente è molto difficile, mucemente a posto, chiste qua, in carreggiata. Vabbè. Tony, ieri è stata una giornata di sport importantissima. Ma da niente,
insomma. Allora, la prima pagina. Ma tu la posso dire una cosa? Sì, prima pagina, tutti i pagine. Vabbè, io prima pagina ci sono la precedenza a due morti che ci sono stati in Calabria. Sì, ho capito. Esatto, per quanto riguarda gli incendi. Ma scusa, ma lo sport lo possiamo... Ma possiamo fare alla fine, va bene, parleremo alla fine. Mamma mia, ampiamente alla vabbè, fine. Calabria brucia. Calabria brucia, ci sono stati due morti ieri. In Espromonte, zii e nipoti intrappolati dal fuoco mentre cercano di proteggere il loro oliveto. Danni incalcolabili. Reggio chiede lo stato di calamità. Decine di focolai pure nel Cosentino. Vabbè, questa è una cosa, no, che ti commuove pure, no? È chiaro che ti commuove. Questa zia e tuoi nipoti che sono stati divorati dalle fiamme, no? Solo perché hanno cercato di salvare il loro oliveto, il loro sostentamento, la loro ragione di vita, e ci hanno lasciata la pelle. Figuratevi che morte atroce. È successo a Merito. Sì, che poi a Merito sono giovanissimi, insomma, 53 anni e 34 anni. I corpi sono stati recuperati accanto a un trattore con il quale volevano creare un argine contro l'avanzamento del fuoco. Mo io volessi sapere, no? Che Cristiano? Che Cristiano è Albino? Vabbè, è portato. E a Domenico in ciuva. Domenico l'ho detto, non lo vuole. Non lo vuole Domenico. Ricordiamo che oggi abbiamo il nostro prezioso Domenico rientrato dalle ferie. Almeno così ha detto. Perciò guardate, è venuto abbronzato. Quello che sta succedendo con gli incendi. Non si può parlare, sta facendo danni in tutto il mondo, cioè c'è in Turchia, c'è la fine del mondo, in Grecia c'è la fine del mondo, cioè, quindi voglio dire, non ci stiamo facendo mancare nulla. Dispiace perché abbiamo ragionato, abbiamo parlato di danni alle cose fino all'altro ieri. E oggi purtroppo dobbiamo segnalare, registrare purtroppo anche la morte di due persone a causa degli incendi. E questo è un fatto gravissimo. È veramente una cosa... Spirli, come al solito, gracchia. Ieri 57 incendi in tutta la regione. Come 57. I canadelli si sono alzati ieri. Io in Canada non ho lavorato pesantemente. E lo so, 15.000 euro ad ora, 15.000 euro ad ora, costano che l'aereo, le grigiocattole. Spirli dice, fermiamo il fuoco, poi i responsabili. Ho capito, ma se potessero fare tutto l'uno e l'altro, contestualmente non sarebbe male. Spirli, allora, avete novità? Signor... No, niente, novità... Voglio dire riguardo... Sì, beh, ecco qua. Parliamo di coronavirus, 2 nuovi positivi e 8 guariti. Benissimo. 8 guariti. Questo a noi fa piacere. A voi. Quindi, nonostante tutto, queste brutte notizie che riguardano il Covid su tutto il territorio nazionale, diciamo che da noi pare che c'è una calma, no? Sembra calma apparente, non lo so, mia quello di. Allora, parliamo di abbandono, parliamo di opere pubbliche, se tu vuoi. Per esempio c'è un campo sportivo che è molto bello, che si trova a Fonte, qui sopra, è in totale stato di abbandono, è stato abbandonato, è diventato veramente una cosa brutta. Una troppa randa. Esatto, piena di erba. Ed è un peccato perché là ci sono tante squadrette, tanti ragazzi che potrebbero usufruire di questa bella struttura sportiva. Cutri dice al comune ricevuto dal subcommissario Cutri, ex consigliere comunale della città della Mesetta. Presidente dell'associazione. Il presidente dell'associazione di Fronti, mi ha chiamato pure ieri, eravamo con Pasqualino Lettura, dove ci spiegava la situazione dello stato di abbandono di questo campo sportivo di fronte, che è un peccato, diciamo. Vigi, purtroppo devi aspettare, secondo me devi aspettare, così come stiamo aspettando noi,
qua ogni qualvolta ci rivolgiamo ai commissari. No, non gliene fotte niente a nessuno, evidentemente, dei commissari. Stanno sulle loro, assomigliano i patiterni, evidentemente, quindi non stanno a sentire a nessuno, quindi aspettiamo. Questo è il danno arrecato alla città, perché la mancanza di amministrazione penalizza fortemente una città. Oh, a prescindere che può un ministero, un governo, una prefettura, cosa, pare che ce l'ha con uno particolarmente, se non si spiega come a Reggio Calabria, nelle stesse condizioni, a Falcomatà non l'ha toccato nessuno. Vabbè, e là c'erano cose, avvenimenti, reati molto più gravi. Vabbè, signor Giovanni. Niente, perciò, no, volevo dire, volevo parlare, Donino, del Sant'Anna, che ieri, purtroppo Sant'Anna rischia veramente la chiusura, perché dice l'articolo, avvertenza Sant'Anna Ospite, la finanza accende i riflettori. Praticamente le Fiamme Gialle hanno acquisito tutta la documentazione per quanto riguarda l'amministrativo, giornata convulsa per trovare una sistemazione ai pazienti, segnale d'apertura dell'ASP per le spettanze relative al 2020. E ieri ci sono state, diciamo, la richiesta di pignoramento e il tribunale ha respinto proprio la richiesta di sospendere il pignoramento, perciò stanno andando avanti il pignoramento. Ricordiamo che il Sant'Anna era un'eccellenza, no? La richiesta di era un'eccellenza. Problemi ci sono, Giovanni, ci sono problemi, ci sono reati di carattere amministrativo, di carattere penale, evidentemente, però eccetera. Ne pagano le conseguenze sono tante persone con patologie diverse, ma principalmente cardiologiche, che andavano, si appoggiavano al Sant'Anna. Purtroppo i guai amministrativi o di doppio o triplo pagamento di fatture hanno portato a questa situazione drammatica. Stiamo parlando di una realtà che non ha bisogno è un peccato. Presentazione un'altra... e soprattutto una struttura dove operano, lavorano autentici talenti, autentici numeri uno a livello cardiologico e cardiochirurgico, ma stiamo scherzando, e invece venivano da tutta Italia, adesso rischia la chiusura. E se mo viaggiamo rischia la chiusura, così aumentiamo il portafoglio delle ASP di fuori, no? Delle strutture che sono fuori della Calabria, perché noi poi paghiamo le viste, parliamo di emigrazione sanitaria. Ma dico, sta cazza di politica, no? Possibile che non riuscite a mettere la parola fine? Possibile che noi comuni mortali non possiamo essere messi al corrente in maniera chiara, trasparente, ma soprattutto con parole terra terra? Chi sta succedendo sto cazzo di Sant'Anna Hospital? Tony, sono tutto da bere. Sì, ma dico, possiamo sapere come stanno le cose? Aprirà questa struttura? Non aprirà? Ma come fa ad aprire se ci sono pignoramenti in corso? Stanno cercando di sistemare i pazienti altrove, Tony. Sì, l'hanno rovinata. Quei quattro furbi, quattro, come dici tu, pezzi di merda che hanno fatto carne di puerco, in dialetto te lo dico, adesso viene penalizzata chi lavora, lavoratori, medici, non ho parole, sono quelli che hanno sbagliato, cioè, non ho parole, che vedere. Le pagano tutte le cose. Voi sapete che io sono garantista, quindi sta giostra qua, aspetto che il tribunale mette la parola fine e dice chi lo così e chi lo colà. Però fino ad allora. Però buon paga nessuno. Sì, ho capito, è Giovanni, che chi sta? Purtroppo. Ammazzano i persone e non paga nessuno. Arrestano politici e li liberano dopo 20 mesi in carcere ad alta, voglio dire. Tutti si divertono a puntare l'indice, a criminalizzare, a fare. Poi quando è il momento che vengono assolti, non spendono una parola, affronti 40 pagine che hanno prima, li arrestano e indirigono di tutti i colori, tutti sono opinionisti, tutti diventano opinionisti, tutti criminologi, la verità, hai capito?
Poi quando vengono assolti definitivamente, tutta la posta, l'articoliccio e viva l'Italia. Ma chi lo tiene una vita rovinata? Ha fatto la galera, un po' fariccio politica, probabilmente qualcuno non ha potuto nemmeno fare la sua attività normale, eccetera. Vede qua, quello che in Italia non ci sono tante cose che non vanno bene, io. Ma a proposito che non vanno bene, stiamo parlando di politica, ma Rosà, ma tu hai deciso che vuoi fare da grande? Perché pare che si dicia, si vociferava, che vista l'ascesa in campo, la discesa in campo di Amalia, tu potevi accettare un pensierino, però noi non sappiamo niente. Intanto cominciano, ci sono le grandi manovre, Antonio. Ho saputo che le grandi manovre fra in un noto locale di Lamezia. Che fa? Una riunione, già capito. Vabbè, non è che stanno facendo una cosa, come la dici tu, pare che stanno facendo una cosa, no, una cosa, un'associazione segreta. No. Si incontrano, mangiano, vivono e parlano di problemi nostri. Chi sta a tia, chi sta a tia e chi sta lì calabresi, chi sta a tia e chi sta i giovani, chi su le gira. Purtroppo la comare dov'è, invece la Amalia dov'è? Amalia è in giro per la Calabria che sta facendo campagna elettorale. È andata a Gerifalco pure. Vedi, c'è il suo paese, no, almeno ti prego di non ridere. Amalia Bruno, perché Ida è di Gerifalco, esatto. È nata. Amalia Bruno emozionata per il suo ritorno a Cirifalco, seguirò da vicino perché la Rams non è partita. Sì. Comunque, cosa possiamo dire? In bocca al lupo a tutti, tutti, auguri a tutti. L'unica cosa che dovete fare è pensate alla Calabria, pensate ai nostri ragazzi. Questo dovete fare. C'è un articolo di musica sulla. Sennò poi sul quotidiano del Sud, per quanto riguarda il noto musicista Tiziano, che se no ho una ciappa. Sì, un esagerare noto. No, va bene, no. Ecco, la musica d'autore di Tiziano Barberio. Ecco, cosa dice? Che ha riscosso un particolare gradimento di pubblico, è vero, la serata di Piano Bar tenuta da Tiziano Barberio nel De Hort. Come parlano difficile pure i giornalisti, nel Deon, davanti a caffetteria Dolce Amaro sul corso Giovanni Nicota. Ci sono stati numerosi ospiti che hanno apprezzato il vasto repertorio musicale, eccetera. Ma il Tiziano assieme a Luca si muovono, fanno parecchie serate, a noi fa piacere. Allora, adesso parliamo di sport un minutino. E dopo c'è proprio la storia. Musicista estroverso e versatile. Siamo altro pure. Sì, sì, ma quando ci ha dato a Pasqualera che? Antonella Mangiardo. Esordisce all'età di 18 anni sui palcoscenici nelle piazze. Per una. La codicella, per carità. Oh, mammarella mia, pua. Questa esperienza. Cosa dici? Fammi commuovere. Lo ha portato a suonare con una band di musica rock. Progressive, blues, fashion, un maraviglio di E poi che c'è più? Dimmi. Le esperienze in Emilia Romagna lo hanno portato a suonare con vari artisti di musica live. Questo è bello. In Valere e nei dancing. Hai capito? Noi scherziamo e ridiamo. Perché vogliamo bene a Tiziano, siamo cari amici e quindi ci possiamo permettere il lusso di scherzare. Di chiamare la pizzicata. Allora, per quanto riguarda ieri è stata una giornata epica, per quanto riguarda lo sport, anche la staffetta 4% è storia. L'inglese non mi sembra dietro, Tone. Ci sta facendo di giovani l'inglese. E gli americani cercano sempre di capire. Sì, stiamo facendo di giovani. Ebbene, le medaglie sono diventate 38. Praticamente l'Italia a Tokyo non si ferma più. Oggi potremmo avere anche dei bei risultati. Sì. Per altri sport pare che domani chiude, no? Domani c'è la chiusura ufficiale dei giochi olimpici. Comunque non c'è dubbio che l'Italia ha riscritto la storia, esatto. No? Un dato matto numero
all'Atletica Leggera, no? Certo. Cacciata la parentesi Mennea, non è che abbiamo brillato particolarmente ad alti livelli in Atletica Leggera, mi riferisco alle gare di velocità, ovviamente. Ma quello che è successo quest'anno alle Olimpiadi è una cosa pazzesca. Bellissima. Cioè abbiamo un quartetto che è una cosa formidabile, ci ha veramente emozionato ieri. Poi ieri c'è stato il trionfo di Busà, ce l'ho fatta, dice, è il carache di Good, è il carache di Kid, è di Avola. Eh sì, no. Bene, siciliano, bravo, bravo. Io bravo. Ce l'ho fatta adesso. Poi la parmigiana al compleanno d'oro, la marcia di tutta d'azzurro. Ma vi dica, tutti quelli che soffrono, tutti quelli tutti che hanno avuto pigliano una lira, sì, hanno vinto la medaglia d'oro. Esatto. Perché noi, i primi al mondo a livello di scherma, non ce n'era per nessuno, no? Praticamente zero. Abbiamo scagato. Pallavolo. Pallavolo maschile e femminile, pallacanestro maschile e femminile, pallanuoto maschile. Bello. Cioè negli sport di squadra abbiamo fatto. Però Tony, io dico sempre che ogni cosa c'è il suo percorso. Quella pallavolo abbiamo raccolto tanto, quella pallacanestro abbiamo raccolto sì, tanto, vabbè, quella però, pallavolo abbiamo raccolto tanto. No, però amo aiuto, voglio dire, come pronostico. Ho capito. Non a livello femminile. Ma io ricordo, come ho detto ieri, anche come pronostico della Russia, siamo stati eliminati, bisogna rigenerare il tutto dalle squadre dei più giovani, anche a livello di allenatori, come ha fatto Mancini. Vabbè, bisogna poi c'è polemiche, no? I soliti polemiche, no. Tocca ad Albino Ambrosio. Allora ci alziamo, non senza avvertirvi che da oggi la consueta rassegna stampa delle 14:10, vale a dire quella che noi irradiamo in televisione sul 628, riprenderà verso il 26, ne parliamo a fine mese, mentre noi saremo, io e Tonino, tranne 2 o 3 giorni saremo in onda tutte le mattine sui social Facebook per la consueta rassegna stampa e ne passiamo una mezz'oretta. Io non posso dire una parola, no. Andate in onda su Facebook, ma come? In diretta. Venite qua, allora pur si può corsa fare, ma la televisione c'è del male. Però lo sa, la televisione non può chiudere, la televisione è aperta 24 ore su 24. Pure. No, la facciamo dove ci troviamo, Antonio. Scusa, ti chiedo scusa. Buongiorno signore. Ma ti chiedo scusa, perché io un po' suonare la diretta Facebook a città del Lubaro su poco. E questo sto dicendo io. Ma a te che ti interessa? Ma perché ti interessa? Ma cosa ti interessa? E che parte fa? Che poi, vabbè. Quando rientriamo non ti presentare. No, vabbè, sicuro. Sei licenziato, sicuro. Sono licenziato, ragazzi. Non ti posso più. Buon Ferragosto. Mettetele su Facebook. Mettetele. È giusto che Albino Ambrosio deve essere licenziato. Licenziato. Attenzione, è un pigliano di rete, trattamento di fine rapporto. No, non ne faccio niente. Eh? Io non faccio niente. No, siamo noi che facciamo niente con i trattamenti di fine rapporto, non tu. Vabbè. Ci vediamo poi Albino Ambrosio. Buon sabato e buona domenica. E buon Ferragosto, manco ce l'ha detto. Manco buon Ferragosto c'è. Dai, buon Ferragosto, dai un bacio per me. Quali canzone fai? Questa mattina mi è stata richiesta la dedica a tutti i cicci. Sì? Che li chiamano Ciccio. Ciccio spumpato. Ciccio spumpato. E ti trovate così. La testa li gira, vino bistecchi la mattina sera, ci viene una curia di morire a fare. Un tempo di guaggi ormai si è fornuto, fuggiva arruggiato e tutto perduto, ormai un grilletto non può più fare, finisce a scileggia l'ultimità. Rosa l'assista con domicilio e la carizza, gioia che piano, Ciccio Provenza, la vota io sparo, ma ciao più bello da sto tanto paro.
si gira e si tocca giù là, si che giù dentro si può girare, ma passano tempo e rimedio non c'è, la povera rosa rimane com'è. Rosa l'assista, un domicilio, e la carizia, gioia e via, Ciccio Provenza, la volta io sparo, manca un ciuffetto, sa scusa, quando era giovane Ciccio va via, quando imparava la guaglia cadia, pochi tempo di Ciccio mio e con i cartucci taglio cerio. Rosa ridendo le dice compà, se non ce la fai ti caccio due fa, si vuole si gira si tocca giù là, ma ti vedo che dentro te ne sono più. Rosa l'assiste con lo vicino e la carezza, gioia che via Ciccio Provenza, stavolta io sparo, mandavo giù bello sa scusa il paro. Ciccio Provenza, stavolta io sparo, mandavo giù bello sa scusa il paro. Grazie, grazie da me, grazie. Allora, io voglio dare prima di tutto gli auguri al nostro amico Felice che ci dà il giornale tutte le mattine, del buon Ferragosta, lui e la tua bellissima famiglia e i suoi belli due nipotini. Poi voglio dare gli auguri alla famiglia del mio amico Domenico, i nipotini e tutta la razza, diciamo, i fratelli, le sorelle, tutti quanti. Va bene, auguri di buon Ferragosto, ha passato un bel Ferragosto. Poi alla mia famiglia, ai miei nipoti e poi anche alla famiglia di Gino Di Spera, suo nipote Gabriele e le sue figlie, tutto. Va bene, cosa vi devo dire? Io vi auguro una buona giornata, vi auguro di nuovo un buon Ferragosto, mi raccomando, divertitevi e sapete divertire, che è una cosa bella. Va bene, noi ci vediamo, non vi dico diciamo il giorno perché poi ci dobbiamo sistemare per le birre, va bene? Io vi auguro una buona giornata e una buonissima domenica. Ciao, 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 ciao a tutti. Auguri, auguri, auguri a tutti. Bravo, Domenico. Grazie.